Qui c'è un sentiero. Ti tolgo le ragnatele. Bravo. Che cazzo. Devo sporcare, mi sa. Adesso magari non riesco io però. Scusa, adesso tu. Oddio. Devi fare forza, usa anche questi muri qua. Aspetta. Porca troia, dovevamo fare il con... No, è altissimo. No, ah, dai. Aspetta un attimo. Datti la spinta con, no, faccio... con le gambe. Più risalzare. Ce la faccio, ce la faccio. Grande. Oh. Eccola. Schifo. Si muove. La porta qui, no? Non l'abbiamo vista. Ci siamo arrampicati apposta. Vabbè, è più scenografico da entrare sicuro, dalle finestre. Minchia che ragnatele. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video abbandonato. Ci troviamo proprio di fronte all'ex manicomio di Voghera, che è anche uno dei più infestati d'Italia e il più pauroso probabilmente. E è già molto difficile entrare perché è pieno di piante. Qui c'è un manuale di istruzioni per qualche macchinario ospedaliero. Porta senza rete per aprire. C'è anche scritto. Ah, è bloccata. È bloccata lì sotto. Ok. Non si può accedere. Però che c'è? Metti un po' dentro. Ah, c'è. Caspita. È il montacarichi. L'ascensore. No, ascensore. Caspita. Bello alto. Documenti. Azienda, unità sociosanitaria, locale, Voghera. Ma tra l'altro il nome è la proprietà della mia casa. Senza la prima c'è la gestione di spiegazioni. Ah no, Emanuele. Un fogliettino. Cos'è qui dentro? È sangue, secondo me. No. Sì, anche questo qua. È libero. Sì, probabilmente sì. Una porta distrutta con scritto Luigina e Mario, questo uccellino. Probabilmente questa era una stanza di coppia. Invece avevamo due armiglie, Bianca e Alice, con questo disegnino. Tutte sfasciate queste porte. Cioè qualcuno viene qua proprio per buttare giù le porte, ma perché lo fanno? Ah, di qua anche c'è un altro disegnino con i fiori. Silvana e Vilma, di qua. 31 agosto 90... Del 94, credo, 91. Abbiamo appena aperto questa stanza, ma è ridotta in condizioni pietose, cioè tutta marcia. Il tetto sfondato lì in cima. Wow, dentro questa scatola c'è un set di piatti, tazzine, bottiglie varie. Anche carini i piatti, eh? E quella è una birra antica. Vai, apri qua. Paura. Cos'è? Ok, una stanzone. Ah, si passa di là, taglia praticamente qua. Siamo appena arrivati alla rotonda dei Furiosi, ovvero una sezione di manicomio fatta in maniera circolare, perché la strategia era che il guardiano era al centro e riusciva a guardare tutte le varie stanze dove ci mettevano i più pericolosi, diciamo. Infatti anche le porte, se vedete, sono molto molto spesse e hanno queste feritoie per guardare all'interno. Sono davvero spaventose. Queste erano le stanze senza angoli, cioè gli angoli sono smussati per non farsi del male. Sono degli armadi, sì, di metallo. Cioè sono vuoti. Però ci sono delle scarpe. Ah, è vero, delle scarpine. Fanno ridere. Delle scarpine. Anche di là. È un po' stretti anche. Ok. Ah, qui c'è una stampella. Una magnifica stampella. Hanno fatto un falò qui dentro. Tutte le pareti sono verdi, marcite completamente. Sì, e poi il guardiano stava fuori, del buco. Di qua abbiamo un elettrocardiogramma. In tutte le linee. Questo è sfondato il tetto invece, sono tutti mattoni. Forse è meglio non stare sotto. Questa qui è la parte esterna della rotonda dei Furiosi. E da qui si poteva vedere appunto tutte le varie stanze. Che posto, surreale.
c'è intanto una seggiola messa al centro, un po' terrificante, che è rivolta verso l'uscita. Queste altre porte invece hanno delle finestrelle con ancora i vetri. Ah, queste sono altri bagni. Docce. Ah, docce. Qui c'è un lettino alzato. Altri armadietti di acciaio. Provo a entrare. Ah, sono i vetri, però qui attenzione. I tavolini al contrario. Qui è pauroso, eh? Ah, un sottoscala questo. Tutto con l'ammasso di polvere. Detersivo, c'è proprio il barattolo di detersivo qui davanti. Ah, ok. Sì, questo è detersivo. Ah, sì, per lana. È una scatola vecchissima. Cos'è sta roba? Oddio. Sì, ma la carrozzina. Ho visto, ma cioè è immersa in questa. Cos'è? Tipo fuliggine. È carta bruciata. Polvere, una carta bruciata. Guarda le foglie. Ah, è vero, carta bruciata. Non lo so che fuoco. Mamma mia. Che posto. Che è un posto. Mix di cartongesso. Sì. Su, allora sto posto. Un immenso stanzone di documenti, tutti dati fuoco proprio. Cioè, questa carrozzina è completamente bruciata e immersa da fogli anch'essi bruciati. Sì. E qua invece abbiamo il giardino, pieno di verde anche qui. Oh. E di ragnatele giganti. In questa stanza dove c'è un gatto sulla porta sono vari documenti. Ah, i bilanci, sono i bilanci qui. Di una volta, scritti a mano. Questo graffito sembra un personaggio di Lionel Canificoni. Qui c'è quel che sembra un sacco da box rosso. Tutto smembrato. In quest'altra stanza c'è una classe, cioè una stanza dove c'erano dei alunni un tempo. Però non è rimasto nulla, nessun banco, solo delle lavagne. E qui per terra una planimetria. Chissà di cosa però, del posto, planimetria generale, ristrutturazione presidio ospedaliero. Ah, quindi quando hanno ristrutturato c'è questo planimetria che è rimasto. Qui abbiamo un'altra stanza con la mente bruciata con le scritte sui muri. E infine questo qui passo. Una bottiglia con una. Guarda una cassa. Una bottiglia di ammoniaca piena. E qua abbiamo un pezzetto del Milan. Sì, quest'area era proprio una scuola per infermieri professionali. Adesso saliamo al primo piano, vediamo cosa c'è sopra. La segreteria. Quindi un terrazzino aveva. Qua totalmente a caso c'è una sorta di pressa idraulica. Credo sia una pressa idraulica questa, non so perché sia qui. Al centro del giardino c'è anche una chiesa, questa qui, che vedremo dopo. Qui fuori hanno buttato tutto, sedie, macchinari, attrezzature, tutto. A differenza di prima, qui sono neri, invece sotto erano bianchi, chissà perché. Certificazioni varie. Sono altre lavagne, qui probabilmente era o un'altra aula, o addirittura una biblioteca, dato che è pieno di fogli, di libri, eccetera. Questa parte è più moderna, anche delle pareti. Sono sempre delle aule comunque. Forse sì, un asilo, penso, la parte asilo questa qua. Anche tutte le finestre che sono. Cioè, o magari. No, dimmi. Sotto i gatti. Magari. Qua abbiamo un poster pubblicitario del film di Bianca e Bernie della Terra dei Canguri, che vendeva una videocassetta a quasi 40.000 lire. Questo tipo. Caspita, 20 euro per una videocassettetta. È parecchio. E qua abbiamo il personaggio della Pimpa. Quindi non è tanto antico questa stanza. Cioè comunque anni 2000 circa. C'è la struttura
la parte del manicomio è degli anni 80, 70-80. Questa parte qui, visto che è vastissima, l'area ospedaliera è più moderna. Quindi qua torniamo nella parte antica. Questo è un altro bagno con le piante che stanno entrate all'interno, addirittura dentro la vasca. Qua si è sfondato il soffitto, bellissimo. Saliamo ancora più su, al secondo piano e ultimo, e vediamo quanta si nasconde. Inizia. C'è un nido gigante di calabroni qui, dovrebbe essersene la barca. Comunque qua, sì, qua ci vivono comunque, c'è un letto. Sì. Io andrei via da qua. Sì, sì. Calabroni per arrivare. No. Sì, non avevo mai visto un nido così grande, cioè delle vespe sì, ma sono più piccole. Qua è gigantesco. Mamma mia. Ci sono delle scale che vanno ancora più su? Sì, è un sottotetto però. La provo a vedere. Reggono? Ah, non lo so. Non saprei. Sì, è un sottotetto, vediamo che c'è. Ah, ok, tipo una parte di macchinari. Meccanici. C'è una rivista in francese che si chiama Journal de Chirurgie. Chirurgie. Qui ci sono dei buoni spuma, lire 500. Da qui invece penso si acceda alla parte superiore della chiesa, di questa porta. Wow, molto bella, addirittura del fresco ancora. Incredibile. Qui sopra sarei sopra il campanile. Proverei. Mi vorrei solo affacciare un attimo. Così anche. È maestosa. Senti che fresco che c'è qui dentro. Un pezzo di fumogeno. C'è la miccia di un fumogeno anche. Oltre una rosa, forse finita. Sì, il fumogeno stava qui dietro. Due fumogeni, secondo me per fare qualche foto, video. Che c'è qui dentro? Oh, andiamo a vedere. Ci sono delle coperte imballate ancora, nuove. Altri detersivi. Ci sono altri detersivi. Tutti svuotati. Ragazzi, qui c'è uno scoiattolo morto, tutto ossificato, non adatto ai deboli di cuore. E chi si suggestiona facilmente. Finalmente i primi macchinari ospedalieri. Allarme, oltre a filtrazione, vializzante, pressione venosa. No, qui finisce qui. Questo è un sottoscala. Che palle. Non c'è niente. Mi sento il video 2 secondi. Ci hanno disegnato un'incisione. Hanno fatto l'incisione sul muro. Se ti serve qualche seggiola per la tua scrivania, qui c'è. Ecco dove erano tutte le attrezzature delle varie stanze vuote, tutte messe qui, anche i computer, le stampanti, scanner, sì, tastiere, videoregistratori, c'è tutto. C'è anche una TV antichissima qui, c'è un forno della SMEG qui. Di qua sono tutti elettrodomestici, poi elettronica, computer vari, e di qua attrezzatura effettivamente medica, respiratori. Di qua dove si deve terra.
Ragazzi, questo video abbandonato finisce qui, spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto, anche se è un po' vuoto mi è risultata questa struttura, però comunque è stato affascinante esplorarla. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!